Allora, eccovi benvenuti, un benvenuto al Ministro nella sala del Comune di Napoli, della città di Napoli, Palazzo San Giacomo. Sono stato molto contento di questo incontro di un'ora assai proficuo, dove abbiamo ripreso i temi che già avevamo inizialmente trattato, seppur rapidamente, presso il suo Ministero a Roma. Oggi siamo entrati molto nel dettaglio di una serie di questioni e credo che l'incontro sia stato assolutamente utile, proficuo, concreto ed efficace. Quindi le migliori condizioni per lavorare bene insieme come Comune di Napoli, aggiungo se posso anche come città metropolitana, anche se non è questa la sede, insieme al Governo, in particolare il Ministro per il Sud e per la coesione in questo caso, che ringrazio. Vele è uno degli argomenti che è stato trattato, in cui si è convenuto di proseguire nel modo in cui sinora si è lavorato tra la città di Napoli e il Governo, di farlo insieme, ovviamente a stretto contatto con le misure che si individueranno nelle prossime settimane, quindi non ci sarà nessuna interruzione di tutto il cronoprogramma che è stato messo in campo. Bene anche l'incontro su Bagnoli, dove si è convenuto che insomma dobbiamo incominciare a far vedere alla gente che si è fatto un lavoro importante, al di là della produzione significativa di carte, di accordi istituzionali, di intese, e quindi la fine del 2019 e il 2020 devono essere gli anni in particolare del concreto inizio delle bonifiche su Bagnoli, con un ruolo importante che deve svolgere tutta la struttura attuativa che va in questa direzione, e poi a breve avremo l'esito del concorso internazionale di idee che può consentire l'apertura di un dibattito importante in città e quindi dimostrare che insieme si lavora bene. Quindi si va sulla scia dell'accordo istituzionale. Poi penso che il Ministro dopo dirà anche ovviamente quello che intende fare nelle sue competenze, eccetera. Bene anche il contratto istituzionale di sviluppo, in cui si continua a interloquire ai massimi livelli col Ministero dei Beni Culturali, il Ministero per il Sud e per la coesione. Abbiamo anche ragionato sulle rimodulazioni e riprogrammazioni di Patto per Napoli e tutte le altre misure che sono in atto, ed ho molto apprezzato, perché la considero una novità significativa, le parole del Ministro del lavorare insieme sin dall'inizio per la programmazione 2021-2027. Questo la trovo una cosa importante, perché è una sensibilità e un'attenzione nei confronti delle città, e quindi va esattamente nella direzione di quello che noi abbiamo sempre sostenuto. Quindi non ci sarà un momento di stallo, si lavora bene insieme, massima interazione. Il Ministro ci ha anche indicato le persone, i soggetti con cui interfacciarsi già da domani, cosa che stiamo in realtà già facendo anche da ieri. Quindi credo che le cose si stanno mettendo bene, noi siamo contenti. Un'ultima considerazione, sempre per essere brevi, che abbiamo convenuto entrambi, perché è un interesse istituzionale che anche su questo ci vede insieme, non si può perdere un giorno, non si può perdere un minuto, quindi tutte le procedure saranno messe in campo per cercare di accelerare al massimo tutti gli interventi che sono già in atto e quelli che debbono partire. Io mi fermo qua, se poi magari ho dimenticato qualcosa dopo l'intervento del Ministro, ma credo che le cose più importanti sono state sottolineate. Ma io ringrazio il Sindaco di Napoli per l'accoglienza, ci tenevo particolarmente ad essere qui in questo palazzo di città, perché negli ultimi mesi, nelle ultime settimane qualcuno ha teorizzato che per far crescere il paese bisognava lasciar libera Milano di correre, Napoli se arrivava, invece non è così. Per far correre il paese, per far crescere il paese, Napoli deve correre, e soprattutto l'Italia deve avere la consapevolezza che Napoli sta già partendo, che ha cominciato a fare la sua parte, che è determinata a farlo, che c'è un'idea per far crescere questa città. Abbiamo alcuni strumenti che vanno velocizzati il più possibile, a partire dal contratto istituzionale di sviluppo per il centro storico, appunto condiviso con i beni culturali, che ha bisogno di un nuovo avvio. Io ne ho parlato con il Ministro Franceschini, noi dobbiamo rilanciare questo strumento che ha un impatto straordinario per valorizzare quella bellezza anche a volte nascosta di questa città, che invece deve risplendere in tutto il suo fulgore. E su questo già la prossima settimana
ci vedremo a Roma con tutti i soggetti interessati per concludere gli ultimi passaggi e avviare finalmente la definizione delle opere e degli interventi. Secondo tema, l'ha accennato il sindaco, il patto per Napoli. Come con il patto sulla regione Campania, noi dobbiamo mettere nelle condizioni la città, così come la regione, di accelerare il più possibile. Per questo io ho manifestato piena disponibilità e piena apertura alla rimodulazione, alla riprogrammazione del patto. Ci sono in corso tra i nostri uffici già interlocuzioni che diciamo nei prossimi giorni saranno a compimento, e in questo quadro di riprogrammazione, insieme alla riprogrammazione che faremo noi con il Piano Sud, rientra la possibilità, io adesso non so dare una cifra esatta, attraverso la linea di intervento sulla rigenerazione urbana, che è una delle priorità strategiche di questo governo, di provare a finanziare, sono convinto che ce la faremo, il progetto Scampia e le vele che mi ha illustrato il sindaco. Credo che diciamo, questo ha a che fare molto con l'obiettivo del mio ministero, è una cosa in cui credo tanto, perché noi non dobbiamo limitarci solo ad accorciare le distanze tra nord e sud, anzi a colmare le distanze, ma ci sono tutte quelle fratture territoriali che dobbiamo cominciare a sanare, le periferie, le aree più lontane, e da questo punto di vista Scampia è decisivo. Infine Bagnoli, abbiamo parlato di Bagnoli perché l'ho detto stamattina e lo ribadisco qui, noi non solo abbiamo il dovere di dimostrare ai cittadini che non è vero che non cambia nulla, non è vero che tutto resta com'è, e nelle prossime settimane ho chiesto al commissario, ho offerto la disponibilità a rafforzare la struttura commissariale, a chiarire e migliorare, diciamo, i rapporti con il soggetto attuatore, eccetera, perché noi dobbiamo partire con le bonifiche, i cittadini devono vedere le ruspe, devono vedere che quel territorio si sta, che finalmente si muove. Ma Bagnoli, lo ricordava il sindaco e io lo ribadisco, deve essere veramente l'occasione, perché non l'unica ovviamente, con cui questa città si presenta al mondo. Il concorso di idee è un'opportunità straordinaria, noi abbiamo già chiamato, abbiamo lanciato una chiamata alle migliori realtà internazionali di progettazione per darci delle idee su Bagnoli, ma noi vogliamo discuterle con la città. Questo è un punto per me decisivo. Noi siamo arrivati a Bagnoli attraverso un processo anche importante di coinvolgimento di questa città. Oggi dobbiamo ribadirla sul futuro. Io lancio qui un'idea, che la mia idea, ne discuterò con gli altri, ma penso di poter assumere questo impegno. Prenderemo i primi 10 progetti che arriveranno per il concorso delle idee e, nella più totale trasparenza, avvieremo un confronto con le energie migliori di questa città, con tutte le sue forze vive, con i portatori di interessi, in un processo che deve essere rapido, ma che deve essere partecipato e condiviso per decidere insieme cosa sarà di Bagnoli, perché Bagnoli non è solo Bagnoli, Bagnoli è Napoli, Napoli è il Mezzogiorno è l'Italia che si presenta al mondo. Infine chiedo al sindaco di Napoli, come ho già chiesto al sindaco di Bari, al sindaco di Palermo, a tutti i sindaci delle città metropolitane meridionali, di fare uno sforzo, mettersi insieme, e so che ci sono le condizioni per poterlo fare, per aiutarmi ad affrontare la prospettiva strategica dell'agenda urbana nella nuova programmazione 2021-2027. Questo è un asse fondamentale. Le città del sud sono il luogo, purtroppo, da cui ancora troppi giovani vanno via e non riescono a
a esplicitare fino in fondo quel potenziale di attrazione e di crescita che pure hanno, che hanno nei confronti per esempio dei flussi turistici che stanno crescendo come in questa città. Noi dobbiamo tornare ad essere attrattivi e farlo grazie alle nostre città. Io penso che quello strumento sia fondamentale, c'è bisogno di un nuovo protagonismo delle città meridionali, in collegamento e non in alternativa con quelle del resto del paese e del centro-nord, perché Milano e Napoli si tengono insieme, così come si tengono insieme Napoli e Palermo e Palermo e Bari. Noi dobbiamo infittire questa rete, e questo penso che sia un obiettivo fondamentale della mia azione di governo. Io ce la metterò tutta e ho chiesto al sindaco una mano in questo senso, e mi pare di poter dire che posso contare sul suo aiuto, e questo per me è importante. Sì, giusto appunto su questo, perché poi la sintonia c'è stata, come abbiamo sottolineato, sono solo assolutamente favorevole, noi sindaci lo stiamo già facendo, come ci siamo detti prima, Napoli potrebbe anche essere una sede per ospitare il primo incontro tra i sindaci della città, delle città metropolitane del sud, ovviamente coordinati dal ministro per il sud, in modo da dare subito il senso di come il sud si stia riscattando con un grande senso di dignità e di voglia di fare. Del resto anche i rapporti eccellenti che ci sono tra noi sindaci del sud può aiutare questo lavoro che il ministro ci ha chiesto, e per noi è una novità il fatto di essere coinvolti nella programmazione. Perciò, essendo una novità, noi la coglieremo, anche perché in genere i sindaci gli unici soldi che hanno sono quelli, perché in bilancio hanno ben poco, quindi anche per necessità coglieremo assolutamente questa sua considerazione, e quindi siamo già pronti per fare anche già il primo incontro. Secondo me ne parlerò con i miei colleghi, con De Caro che è presidente dell'ANCI, penso che già entro la fine dell'anno, se lei ritiene, possiamo anche fare un incontro di questo tipo a Napoli. Bene, ne facciamo.